Let's play. E bene a tutti, scuole, persolini, benvenuti in questo nuovo video, sono Sera Sfacciati di Eternal Sharks. Oggi siamo qui su Blood and Soul, record nella serie dall'1 al 4 a 5. E riprendiamo, siamo arrivati a questo punto, fammi prendere fine la questa, ok. Allora, qui c'è un boss, eccolo qua, che è appena spawnato, che sta qua. Bisogna killarlo, e poi prendere il suo drop. Adesso vi farò vedere meglio, allora, andiamo prima a killare il boss. Poi vi faccio vedere esattamente cos'è, che cosa droppa. Bam. Allora, oltre che ci sarà sempre gente, ragazzi, quindi non vi preoccupate, lo farete in compagnia. Quasi mai lo farete soli, quindi easy. Allora, bam, facciamolo cadere, perché sì. Allora, wapam, one punch! No, basta. Allora, dopo aver creato questo boss, se notate, vi droppa questa cassa qua. Dove muore, vi droppa questa cosa qui, che vi dà questi Stalker Essence. Dovrete andare qui sopra. Un secondo, potete arrivare. Ah, oddio. No, vabbè, I tried. No, ce la farò. No, niente, devo andarci a piedi. Fanculo! Ok, entrate qua. E ogni coso rosso vi farà fare un giro di ruota. Qui, allora, qui in queste ruote dovete droppare lo shield che vi dicevo. E vi darà questa scatola verde. Questa scatola verde contiene lo shield. Però non sempre come questa a 8 pack. Cioè ti trova tutti e gli 8 shield insieme. Ma... cioè, o ho avuto abbastanza culo perché gli ho subito trovati gli shield. E ora me li metto. Ma non vi capiterà questo culo, quasi sicuramente. Ma vi capiteranno scatole tipo da... mo vedete? Ecco, da 3, per esempio. Quindi vi troverà solo 3 pezzi di shield. Dovete spammare il dungeon finché non prendete tutti gli 8 pezzi di shield. Finché non prendete la vostra arma da queste casse blu, aprendole, questa è dell'assassin only. Lì sotto c'è scritto assassin only, quindi io non la posso avere, cioè non la posso mettere, quindi la togliamo, perché non serve. Anzi, la usiamo come materiale da fusione. Fate così e ammazzate l'arma. Quindi finché non dropperete la vostra arma da quella cassa lì, e poi se volete droppa anche il vestito, ecco, che l'ho appena droppato io a culo. Questo è il vestito che vi potete mettere. Come ho detto, non dà HP o cose così, è solo l'estetica. Appunto, i pack, che non sono a niente. Questa al vestito. Questo è uno stronzo. Quasi quasi me la killo. Ora me la killo, eh. Ora me la killo. Mam. Cioè, non posso bloccare. Ah, ok, ragazzi. Cioè, gli attacchi del Warlock non possono essere bloccati dal block del Blade Master. What? Siamo seri? No, no. Questa cosa la devo riprovare assolutamente, perché non è possibile. Non credo sia così veramente, cioè non avrebbe senso. Aspetta, ci provo. Bastardo, devo morire. Col calcio, pam. Ok. Riprendo, ci sono due ruote, una lì e una lì in fondo. Quindi dovrò io girare questa ruota finché non prenderò questi pacchi e non mi dropperà la mia arma Summoner e non mi serve. Quindi la uso come
qua. Pam! Se vedete, questa ruota vi dovrà droppare quest'arma qua. Così che voi potrete, appunto, avanzare l'arma a un livello successivo. Mi sto guardando indietro, perché se si spana quella e mi attacca, sono morto. Vabbè, aprite queste chest che sono gratis. Rigirate, 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 finché appunto non vi droppa l'arma nella chest blu, gli 8 pezzi di shield, il vestito se volete, e se volete oltre il vestito anche lì il cappellino e una pergamena che metterà in testa. È bruttissima, tipo una pergamena che vi metterà su. Ragazzi, come vedete, si può bloccare l'attacco del Warlock. Stavo scherzando, che non si possono bloccare, si possono in mezzo. Bam. Ah, l'ho ucciso di nuovo. Nabo di merda. Vabbè. Quindi dovrò, tipo, scusate per questo PvP, ma ragazzi, io amo il PvP, quindi scusatemi. Le andrò giù, però mi cambio il vestito di nuovo. Andrò giù e mi spammerò questo boss, appunto, per avere il cappellino e la spada. No, il cappellino non me lo faccio perché cioè, perde tempo in un personaggio dove vi devo mostrare solo come si gioca, che cosa potete droppare e come. Non mi serve il caso di perdere tempo. Continuiamo ad alzare sta merda finché non droppo il vestito. Allora, oltre che è uno stalker, cioè stalker Jingazi. Beh, perfetto, è il titolo del video, cioè lo stalker, esatto. Cazzo, dove vai? Ragazzi, Blade Master vi dico è una delle classi più difficili. Ci ho detto, però è veramente una delle classi più difficili. Ho droppato questi semini. Oh, ragazzi, questi semini più danno fate, più ve ne dà. Il massimo è 5. Quindi se per esempio fate il boss completamente soli, vi dà 5 punti, 5 palle rosse. Ragazzi, che dirvi? Fermo il video finché non droppo appunto l'arma mia, se no ci stiamo qui anni e il video diventa troppo lungo. Oh, una cassa, proviamo ad aprirla. Se esce la arma. Bam, non è uscita. Beh, ci vediamo tra un po', ragazzi. Ed eccoci, ragazzi. Dopo aver sprecato tipo 30 chiavi per trovare l'arma, l'ho trovata. Adesso, come si sblocca? Perché vedete che c'è un sigillo. Per levare il sigillo servono gli Unsealing Charm. Questi Unsealing Charm o si prendono facendo le quest, ma a inizio non ci sono quest che veda. Quindi andate su questa lettera qui e mettete a cacchio le cose. Io le metto a cacchio perché ormai le ho fatte 30 volte con tutti i personaggi che ho, quindi sinceramente non me lo sento. Scrivete is good. E vi dà il premio. Il secondo da Transiting Charm, che vi permettono di aprire. L'arma. Per poi. Pipi. Ok, perfetto. Adesso andate sull'arma, cliccate col destro, fate confirm, si sblocca. Andate sull'arma, fate e serve la vita un poison. La vita poison, se non sbaglio, la da una di queste quest. Quindi vado a finire questa quest. Questo lo faccio insieme a voi. Ok, qui c'è una quest che riguarda questi qua, esatto. Bisogna uccidere questi specie di bambini, bisogna bruciarli. Oltre a prendere il drop, bisogna andare a bruciarli. Ragazzi, voi pensate, perché state bruciando dei bambini? No, questi sono bambini impossessati, quindi per dargli una buona morte li brucia. Pensatela così. Non pensatela come tu sei un assassino, bruci i bambini. No, perché già sono morti, quindi ok. Dobbiamo prendere 3. Esatto. Ah, poi c'è questa missione che vi dirà questa qua.
del bonfire. Bonfire o il sunfire. Qui c'è un sunfire. Il sunfire serve per riparare l'arma, che dopo un po' si rompe. Se vedete qui c'è la barra. A 65 l'arma è completamente riparata. A 0 si rompe. Non è che si rompe per sempre, no, semplicemente non farà più danno. Quindi tutti, vede, l'attack power e il block per esempio non ve lo darà più, starete come cioè senza arma. Quindi riparatela sempre. Ogni riparo costano 3 repair tool. Questi martelli, se trovi in giro con le quest, o al massimo le compri, li compri dal mercato, dall'F5, che ancora non posso farlo perché dovrei essere livello 15. Va fatica. Comunque, andiamo a fare questo. Direi di tagliare anche sta parte. Penso questa quest delle bambine, delle troppe, di ammazzare i lupi. Ok ragazzi, adesso vado a consegnare questa quest e finisco il video lì. Non so che non ho fatto quasi niente, solo che comunque ho detto molte cose importanti, che questa parte bisognerà, cioè vi richiederà un po' di tempo, parecchio tempo. Adesso tra questa e questa dovrebbe essere anche la quest che mi dà le Viridian Poison. Adesso la troverò. Ci devi stare per forza. Non c'è. Ah, eccola qua, perfetto. Avete visto? Beh, questo già ve l'ho spiegato. È quello che vi fa tipo il tutorial sulle combo. Ora che avete anche la Viridian Poison, potete expare l'arma. Guardate, evolve. Sì. E bam, l'arma si evolverà. E dovrete di nuovo potenziarla così fino a livello 10. Quindi 1, 2, 3, 4. Aspettate, perché sa che ho messo troppe armi. Appunto, un'altra basta così. Vai. Perfetto. Ho già uppato l'arma. E la prossima, ragazzi, la upperete molto più in là. Poi vi dirò io. Però, ragazzi, veramente molto più in là. Molto, molto, molto più in là. Beh, ragazzi, adesso con tutti questi shield, che cosa fate? Prima li aprite. Anche se non vi servono più, apriteli. Oh, prima cosa dovete uncloccare questi che l'ho fatto con questo, un clock, perfetto. Un clock. Ah, ok, sta facendo qua. Ok. Quindi aprite tutti gli shield, questi pack shield che avete e andate a vendere ogni singolo pezzo al mercante. Capite perché non la vendiamo semplicemente con normalmente? Cioè, invece di aprire lo shield, vendo direttamente il pack, perché ogni pack sta in bronzo e non conviene, perché dentro per esempio ci sono 5 shield, quindi invece di un bronzo guadagnate 5 bronzi, perché ogni pezzo vuole un bronzo, invece ogni pacchetto anche un bronzo. Quindi se nel pacchetto ci sono anche solo 3 shield, cioè un pacchetto da 3, comunque guadagnate 3 bronzi invece di 1. 2 in più, perfetto. Adesso che dire, ragazzi, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ma sì, bella ragazzi.